Pace di Cristo a tutti gli ascoltatori di podcast Antioca. Questo ministero è sotto la responsabilità della Chiesa Antioca di Torino per l'edificazione ed esortazione di tutti coloro che lo ascoltano. Ogni domenica ci riuniamo per glorificare il nostro Signore Gesù Cristo. Invita qualcuno a venire alla casa dell'Eterno, come è scritto in 1 Timoteo 2 verso 3, il quale vuole che tutti gli uomini siano salvati e vengano alla conoscenza della verità. Vi invitiamo inoltre a visitare il nostro sito www.antioca.it e di scaricare l'app Antioca. Segui la nostra pagina ufficiale Facebook Antioca Apostolic Church. Buon ascolto e Dio vi benedica. Amen, pace di Cristo, fratelli, uomini, Dio vi benedica, tutti quelli che ci stanno ascoltando da podcast Antioca di Torino e Milano. Vogliamo ringraziare il Signore perché ancora oggi siamo qui, oggi 9 di novembre 2016, unite ancora una volta in più tutti gli uomini di Torino, lodando e glorificando il nome del Signore Gesù Cristo. Prima di iniziare veramente vogliamo pregare che il Signore ci possa dare direzione e guidare questa riunione. Poi veramente con noi qui c'è il pastore Pedro Guzman, il fratello Bruno, fratello Giuseppe Luongo, Giuseppe Gerardi, Giuseppe Famularo e fratello Fabio, e io e fratello Enzo, che veramente vogliamo ringraziare il Signore per questa opportunità di stare insieme. Amen. Signore Gesù Cristo, grazie, Signore Padre Signore, Santo, Signore, Signore, io ti ringrazio per tutto quello che tu stai facendo, Signore, per come tu, Signore, stai ponendo, Signore, il piano, Signore, in azione, Signore Gesù Cristo, Signore, come tu, Signore, stai guidando la tua Chiesa, Signore Padre Santo, Signore. Siamo, Signore, negli ultimi tempi, in tempi critici, Signor Padre Santo, Signore, ma noi non ci vogliamo fermare, Signor Padre Santo, Signore, vogliamo andare avanti come Chiesa, Signore, secondo, Signore, il tuo piano, Signore, e non, Signore, il nostro piano, Signore, fatto da mano uomo, Signore, ma che sia il tuo piano in noi, Signore. Mettiamo ogni cosa nelle tue mani, nel nome di Gesù. Amen. Amen. Così voglio passare la parola al pastore, il pastore Pedro Guzzo, che possa continuare nella programmazione. Amen. Pace di Cristo, carissimi fratelli, Dio vi benedica. Qual è stato il titolo che ti ho detto, fratello? Abbiamo un piano. Abbiamo un piano. Possiamo dire quello? Amen. Amen. Abbiamo un piano. Abbiamo un piano nel nome di Gesù. Amen. Abbiamo un piano perché abbiamo pregato. Amen. Abbiamo chiesto al Signore direzione. Amen. Il Signore ci dà direzione per mezzo della sua parola. La parola è una lampada a mio piede, una luce al mio sentiero. Quello è il lavoro della fede, il lavoro della nostra comunione in Cristo Gesù. Fratelli, questi sono versi che tutti conosciamo e vorrei infocarmi in un qualcosa molto specifico oggi, ok? Aiutami e correggimi, fratello, se mi sbaglio. Amen. Nell'italiano. Allora, fratelli, prima che tutto ringrazio a voi per la vostra presenza, per la vostra partecipazione. Mi dispiace per chi non è qui presente. Prego a ver se i fratelli che stanno ascoltando della Chiesa di Torino mi possono inviare un WhatsApp al fratello Carlos, al fratello Orlando, che sono a Torino Sud. Stiamo pregando per la bella Liguria fino alla Francia. Stiamo pregando per tutta la frontiera della Francia che ha il confine con la bella Italia, con la Svizzera. E stiamo pregando per la Svizzera, stiamo pregando per le regioni del nord d'Italia fino all'Austria, Croazia, Slovenia, che è all'est di Trieste. Se state ascoltando di qualcuna di queste regioni o capoluogo, fateci sapere, possiamo inviare un studio biblico, forse possiamo darti una visita nel nome santo di Gesù. Entrando direttamente nella parola, ok?
E tanti di questi seminari, che forse possono essere di mezza ora, un'oretta e passa, sono semplicemente come seminando, si dice, corretto? Come seminando una parola di fede, una parola per chi già è convertito, chi ancora non è convertito, e questa parola tocca la tua vita, chiamateci e permette al Signore che possiamo servirti nel suo nome, portando una parola saggia del Signore per la tua vita. Prima di Timoteo, capitolo 4, ci sono almeno 6 versi che abbiamo letto varie volte insieme. I tempi che stiamo vivendo sono tempi veramente delicati, critici nel mondo. La posizione della Chiesa deve essere una Chiesa attivata nella fede, nella parola e della sana dottrina. E per questo in parte siamo qui oggi. Siamo una Chiesa attivata del Signore, con un proposito, con un piano. Allora, stavo meditando un po', e prima di entrare in scrittura, se voi andate al mio Facebook personale, Guzman, Pedro e Maria, potete vedere una foto che si è presa della nave a vela Americo Vespucci, e dietro la nave più grande del mondo, una crociera mostruosa, immensa. La vedete, fratello? Ora, è incredibile il contrasto della tecnologia tra queste due navi. E una, la che sta dietro, si ha un problema di motore a metà, per esempio, del mare, per dire, tra Portogallo e Nueva York, rimane, come per dire, alla deriva. Sì, non ha nessun... Però una nave come l'Americo Vespucci non ha bisogno di motore perché va a vela. E con tutta la tecnologia che este mostro ha, allora lo semplice funziona. La Chiesa del libro di Atti neotestamentaria è come il barco di vela. Non hai che farle nulla. Ma l'uomo prova di fare la crociera dietro. Che la Chiesa deve essere così, guidata con la ultima tecnologia, e mettiamole, immaginate il GPS di questo mostro, immaginate lo sistema di computer, di backup e tutto quanto, immaginate la tecnologia quando si insegna un marinaio della Marina Militare italiana e devono imparare di guardare le stelle, di guardare il vento e fare tutto manuale. Allora, fratelli, allora all'America è come quel Spucci. Sempre l'uomo ha la tendenza che vogliamo essere moderni, che dobbiamo essere tecnologici. E quando l'enfoque diventa tutto performance, allora ci dimentichiamo dello più basico: pregare, digiunare, avere una comunione continua, giornaliera con il Signore, la comunicazione, la fratellanza tra di noi e l'aiutarci uno all'altro, e come sta scritto, per esempio, in questi primi capitoli del libro di Atti. Quindi, nel momento dell'apostasia che stiamo vivendo adesso, è anche una nazione veramente dove il clima è una nazione apostata,
vuol dire una nazione che continuamente si disprezza l'ordine. Ogni scandalo di corruzione, ma questo non finisce mai, e l'appalto di qua, di là, che si qua e che si là, ma non si stancano questa gente di provare di fare il furbo con la stessa nazione? A che frutto porta tutto questo? Quindi il momento che stiamo vivendo è come sta scritto qui. Però voglio arrivare a un punto alla fine di questi versi. Potete leggere, fratello Bruno, in voce alta, iniziando prima epistola, una carta di amor che le dà l'apostolo Paolo al suo figlio spirituale Timoteo. Ok? Dice all'inizio, nel verso 2, dice: al mio vero figlio nella fede. Immaginate con che amore le sta scrivendo il pastore alla pecora, il maestro al studente, il padre spirituale al figlio spirituale. Sicuramente ha voluto parlare con 30 e non ha trovato a 30. Forse neanche erano 20, però trovò uno. E almeno con lui ha avuto questo rapporto. Sicuro ha avuto un bel rapporto con il restante degli apostoli, eccetera, eccetera. Però qui vediamo il caso: maestro, studente, un padre spirituale a un figlio spirituale. Prima Corinzi, capitolo 4, del verso 1 al verso 6. Amen. Or lo Spirito dice espressamente che negli ultimi tempi alcuni apostateranno dalla fede. Disprezzeranno la fede. Non le fregherà niente la fede. La fede già non è una prima necessità spirituale, neanche nel fisico. Dando ascolto a spiriti seduttori e a dottrine di demoni. Per l'ipocrisia di uomini bugiardi, marchiati nella propria coscienza, i quali vieteranno di maritarsi e imporranno di astenersi da cibi che Dio ha creato affinché siano presi con rendimento di grazie da coloro che credono e che hanno conosciuto la verità. Infatti, tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare, quando è usato con rendimento di grazie, perché è santificato dalla parola di Dio e dalla preghiera. Nostra vita apostolica è santa, è santificata per, numero uno, la parola di Dio. Veramente, dice, forse un'altra versione, nutrito nelle parole della fede, parole della buona o della sana dottrina. Forse nella parola .net si può leggere le varie versioni e potete leggere. Avete, quale versione? Non so qual è la che dice. Dice: nella parole, nelle, nutrito nelle parole della fede, parole della buona dottrina. Sempre il verso 4. Il verso 5. Santificato dalla, cosa dice l'altra versione? Qua dice dalla parola di Dio e della preghiera. Santificato dalla parola di Dio e della preghiera, la parola di Dio per l'operazione, parola di Dio e della preghiera, parola di Dio e della preghiera. Infatti, tutto quello che ok, allora, fratelli. Ah, questo, la versione nuova riveduta. Che dice? Dice perché? Voce alta, fratelli. Perché è santificato dalla parola di Dio e della preghiera. No, il verso 4 dice: infatti tutto quel che Dio ha creato è buono e nulla è da respingere se usato con rendimento di grazia. C'è questo, no? Ok, ok, va bene, è sufficiente, va bene. Il punto è, fratelli, che dobbiamo veramente il cibo nostro, il nutrimento veramente della parola
di Dio, la parola di fede, la parola in Cristo Gesù, quella parola rema che riceviamo, quella parola che noi praticiamo anche, è nella preghiera e troveremo la buona volontà del Signore. Allora, della stessa maniera della barca, no? Della crociera con l'Americo Vespucci avanti, della stessa maniera posso dire, immaginate una chiesa apostolica sotto la Coca-Cola, il Red Bull verso l'acqua. Non sto dicendo che la chiesa apostolica, non prendete una dottrina da lì, no. La Coca-Cola fa male, perché un bicchiere di Coca-Cola ha forse 12-13 cucchiaini di zucchero, no? Ora, non sto in contra della Coca-Cola, però non si può negare il male che veramente la Coca-Cola fa. E il Red Bull è un shock di zucchero alto, di ingredienti chimici che provano di energizzare, ma è una energia finta al corpo. Si tratta veramente di furbare l'organismo umano per tu essere, come per dire, più sveglio sotto caffeina, sotto qua e là. Scusami, l'acqua non funziona? E l'acqua, il Signore fa il paragone dell'acqua con lo Spirito Santo. Quindi, il piano, qual è il piano della Chiesa Apostolica? È la visione di un Americo Vespucci o è una visione modernizzata di quella mostruosa crociera? È la visione di una Chiesa Apostolica tipo Coca-Cola? Quando c'è Coca-Cola tutti stanno contenti? Quando c'è una festa del Red Bull tutti stanno sveglio, però quando c'è l'acqua si dormono. Non c'è. Il piano del Signore arriva non con Coca-Cola, non con questa grande crociera. Il piano del Signore è semplice: guadagna un'anima a Cristo. Guadagniamo un'anima. E la guadagneremo come? Con il suo permesso a che questa persona possa arrivare al suo ravvedimento. Con la nostra testimonianza, con l'acqua santa e pura del Signore. Quindi, lo che il Signore sta dicendo veramente è dando, continua dal verso 6, fratello. Amen. Proponendo queste cose ai fratelli, le sta dicendo a suo figlio spirituale, no? Parla con i fratelli, a chi? E tu sarai un buon ministro di Gesù. Fratello, Cristo. Mi aveva sbagliato, era il 6, dove volevo arrivare. Ok, inizia dal 6 otra volta. Proponendo queste cose ai fratelli, tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo, nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Questo è il punto. Nutrito dalle parole. Per essere un buon ministro, tu deve di essere nutrito, non di una Coca-Cola fantasiosa spirituale, non di un Red Bull cristino, ma di una parola. Mi ha colpito questo che mi diceva il fratello Antonio, che come lui era nato nella fede, un qualcosa che le colpiva i primi anni di ascoltare a este maestro a Palermo, era la semplicità di questo uomo predicare la parola di Dio con purezza. Semplice. Ha stato il dopo che si impasticcia quando si inizia a complicare di come predicare, o arriva la TV, arriva qua e arriva la crociera. La tendenza dell'uomo a fare tutto tipo crociera. Però, fratelli, rimaniamo semplici, rimaniamo come siamo, ma attiviamo la Chiesa, come dice il Signore, creiamo ministri che siano pieni della parola di fede e della sana dottrina, ok?
vicini, disse lui, che tu avete seguito da vicino. Insieme. Fratello, non mi sta rispondendo quello nuovo che sta facendo. Svegliate. Perché siamo un piccolo gruppo, ma il Signore usa piccolo gruppo per fare grandi cose. La meraviglia che il Signore ha fatto con Gedeone. No, avete troppa gente. Sono 300 contro questo sacco di gente, stiamo scherzando. Forse ho bisogno di 30.000 più. Dice, no, vamos a togliere gente di qua, fino ad arrivare a dove loro sono arrivati. Erano 300, no? Però era un sacco di gente. Però Dio veramente... No, più di 100.000. Sì, Dio veramente voleva arrivare al minimo del minimo del minimo. Ha fatto una bella pulizia prima. Bella pulizia prima, per dopo, con pochi, fare il suo piano. Portare la sua nave a vela per fare lo che lui voleva fare. Solo che l'uomo pensa, facciamo la crociera. En la crociera forse posso riposare, posso, e la otra tiene che lavorare. La otra è comoda e tu semplicemente ve la panoramica. En el Américo Vespucci, no. Tutti devono lavorare con un solo proposito. E quello, fratelli, è il piano di Dio per la sua Chiesa, per quelli che ricevono quella parola di fede, che per decisione propria, personale, io servo, senza braccio, senza un occhio, senza, non mi interessa. Come? E che non interessa, l'importante è arrivare là. Arriva un punto in che forse anche l'apostolo Paolo voleva un po' di comodità. Con tutto lo che aveva sofferto, lui gli ha fatto una richiesta al Signore, dicendole forse, lasciami forse andare alla crociera per una settimana. Con questo concludo questa parte. Seconda Corinzi, capitolo 12, verso 9. Vi ricordate quando l'apostolo Paolo le dice, toglieme questo piccolo disagio che io ho. Seconda Corinzi, capitolo 12, verso 9. Lasciami andare in crociera per due settimane almeno. E il Signore le dice, no. Rimane nel Vespucci. A ver che dice la scrittura. Seconda de Corinzi, capitolo 12, verso 9. Ma egli, a questo proposito, dove gli chiede lui di togliergli la spina, il Signore gli risponde, ma egli mi ha detto, la mia grazia ti basta, perché la mia potenza è portata a compimento nella debolezza. Perciò molto e la crociera non si vede la potenza di Dio, perché la tecnologia dell'uomo va a provare sempre di superare a quella di Dio con il ragionamento, la scienza umana. E se no, toglie l'iPhone, te voy a bruciare el iPad, el Mac, el cual, brucio tutto. Ora venite qua a lavorare con me. No, fratello, no. Non questo Mac. Questo Mac è per servire al Signore. Fatto un sogno strano. Stavo lavorando al Mac, all'improvviso lo schermo da in mezzo si è cominciato ad allargare ed è esploso. Entonces, il Signore, fratello, è semplice in questo. E lo piano del Signore sono veramente effettivo e funzionano, perché tutto ciò che Dio ha fatto è perfetto e buono. Come lo dice il verso 4. Dio ha creato... Tutto ciò che Dio ha creato è buono e nulla è da rigettare. Amen. A Timoteo. Sì, le due scritture che stiamo utilizzando questa sera è prima di Timoteo, capitolo 4,
del verso 1 al verso 6. Il verso 6 è una chiave importante. E per me il cibo è veramente il piano della Chiesa. Come arriva il piano della Chiesa? Dobbiamo veramente andare verso Monaco o dobbiamo andare verso Aosta? Andiamo verso Bolzano o andiamo verso l'Austria? Qual è il tuo piano, Signore? Stiamo pregando per questo, stiamo promuovendo questo. Da un giorno all'altro, abbiamo un conoscente che abita in Bolzano, nell'Alto. E tu credi che questo è una coincidenza? No, fratelli, non è una. Il piano del Signore è semplice. Per questo il contrasto tra le due barche. Chiudo nel nome santo di Gesù. Fratello Enzo, se volete aggiungere qualcun sentir che avete su di questo, o il piano veramente della Chiesa Apostolica di Torino e lo che riguarda Torino a Milano. Il Signore attiva, ma dopo dobbiamo praticare veramente la nostra fede. Nel senso, che piano scegliamo? Scegliamo il Red Bull di questo mondo o la comodità, la Coca-Cola di questo mondo, o veramente come la facciamo? Fratello Enzo, dopo il fratello Bruno. Amen. Io mi sento di dire solo una cosa. Quando il pastore ha menzionato queste due fonti di sostentamento liquido che sostituiscono la maggior parte adesso oggi l'acqua, che la Coca-Cola e Red Bull più che altro lo prendono per stare svegli in viaggio, perché in autogrill sono capaci di, lo mettono in prima linea, quando appena entri lo trovi lì, dai una spinta al tuo viaggio, dai una svegliata al tuo viaggio, dai un sostentamento al tuo viaggio, lo sanno come fare. E la mente si accondiziona psicologicamente che al tu comprarlo va a stare sveglio e vale 4 euro. Anche 5. Ma va. Sì, con il piano del Signore non si può, se non c'è la vera acqua, se non c'è l'acqua, non la vera acqua, l'acqua, ovviamente l'effetto della Coca-Cola e del Red Bull svaniscono, quindi vai su e giù, su e giù, su e giù, e a volte è capace che, perché se non trovi la Coca-Cola, l'acqua vai giù, e la Coca-Cola o il Red Bull vai giù e non sali più, quindi non si può fare la finta con nel piano di Dio. Se no ti troverai fuori dal piano, il Signore farà in modo che comunque tu esci fuori da questo piano, perché tutto quello che stai facendo è per emozione. E quando c'è l'emozione, non c'è la passione, tutto è passeggero. Perché anche questo vale nel mondo, oltre della Chiesa, vale anche nel mondo di tutto quello che fai nella tua vita. Se tutto è sostituito solo da un momento di emozione, quando arrivano i momenti duri, l'emozione va via, e tu rimani fermo. Con la passione invece, come abbiamo anche parlato anche a convegno, praticamente anche se arrivano i momenti duri, tu rimani lì fermo, perseveri e vai avanti nella visione. E questo è uguale anche per la Chiesa. Dio vuole persone che sono appassionate, ripiene di Spirito Santo. Stefano e Filippo non erano persone che bevevano Coca-Cola e Red Bull, perché io penso che quando stava davanti al tribunale Stefano, quel discorso da parlare da Abramo ad arrivare agli in faccia che voi siete sempre stati una generazione malvagia, dicendogli che praticamente così avete fatto con Abramo, così avete fatto con Isacco, così avete fatto con Giacobbe, così avete fatto con Mosè 40 anni. E beh, è curioso quella parte che diceva 40 anni, praticamente Dio vi ha permesso di portarvi i vostri idoli e avete girovagato e vi ha fatto schiavi, vi ha fatto passare la Babilonia e tutto. Oggi Dio, Isaia parlava di questo bambino, parlava di Gesù, parlava di Dio, è arrivato in mezzo a voi e voi l'avete cacciato, quindi non cambia niente. Penso che se non c'era la vera acqua, Stefano non poteva dire quello. Se era una conversione di emozione o voleva fare il diacono tanto per farsi vedere dagli altri 8.000, davanti a quello non rischiava di prendersi. Il che era ubriaco del Red Bull era quel Saulo de Tarso che stava vedendo. Sì. Che con emozione andava di chiesa in chiesa e portava la gente. Sì. Esa si stava pieno di Coca-Cola. E Dio gli ha dato l'opportunità di sostituirla con la sua acqua. Alleluia. Quello è importante. Quindi il piano c'è, la visione c'è,
adesso ci vogliono uomini che sono praticamente compromessi con l'acqua e no inebriati di vino, Coca-Cola o quello che sia. Questo è quello che mi sento di dire. Fratello Bruno, qualcosa? Amen. Io no, stavo... La prima parte cercavo di capire, no? Quando hai parlato delle due navi e tutto il discorso. Il discorso andava avanti e stavo cercando un collegamento per me, no? Fino a che a un certo punto non arriva una parola che proprio, sai quando, pum, colpito, affondato. Arriva la parola comodità. E questa parola, collegata a tutto quello che si è parlato, è una conferma. E ringrazio Dio perché ho capito che il Signore mi ha dato una rivelazione prima di arrivare qui stasera. E questa è una sorta di testimonianza, no? Come parlavo con mia moglie, oggi abbiamo pregato per una parte insieme, e parlando le ho detto appunto questa frase, perché lei mi diceva, gli ho detto, dobbiamo darci un po' da fare con il Signore, perché è vero che preghiamo, studiamo e tutto quanto, però quello che conta per il Signore è portare anime, perché il tutto di tutto è quello. Se noi non portiamo anime a Dio, che facciamo? Studiamo per la nostra edificazione, l'edificazione della Chiesa? Bene, però dobbiamo portare le anime. E lei mi diceva, è vero, dobbiamo incominciare, è un periodo un po' difficile per me con questa gravidanza, e si parlava, magari possiamo fare una, parlare di una parola, portare una parola per radio, quello che sia. E io gli ho detto questa frase, gli ho detto, è bello fare le cose con comodità, è vero essere comodi, farlo da casa, però il Signore vuole anche che facciamo anche uno sforzo, e a volte questo sforzo non è così comodo, ma diventa forse per noi una fatica, una difficoltà. E io gli ho detto, è forse lì che vuole che il Signore arriviamo, che usciamo da questo comodo, no? E allora quando è uscita questa parola comodità, allora lì mi si è aperto tutto il discorso che si stava facendo, no? Di questa nave da crociera, dell'Amerigo Vespucci, perché un po' sinceramente all'inizio dicevo, dove sta arrivando questa parola? Prima la nave, poi l'altra, poi la Coca-Cola, poi la Red Bull. E alla fine, quando poi è uscita questa parola, ho chiuso il quadro e il Signore mi ha confermato questo. Mi sembra veramente... che quando la gente arriva in chiesa, se non ha un discepolato giusto, lo che accade è che la gente pensa che è in una crociera e vuole essere servita in tutto. E allora, se non hanno un'educazione giusta in la sana dottrina, in una parola di fede, diventano, invece di partecipanti attivi in la nave di vela, diventano passeggeri comodo che devono andare, e ogni cosa le fastidia in chiesa. Ah, mi fastidia che quello ha detto, il pastore deve predicare così, e l'altro non deve dare. E è come andare l'atteggiamento di un passaggero invece sì. di un marinaio. Una grande differenza. Amen. Amen. E l'ultima cosa che voglio dire è che in contrasto a quella, appunto, diceva mia moglie, no? Ho pronunciato proprio queste due parole. E quello che noi dobbiamo andare incontro a questa parola... Con quale altra parola andiamo incontro alla parola comodità? Andiamo incontro con la parola compromesso. Se noi dobbiamo prendere un compromesso fermo con il Signore, però attivarlo, attuarlo, perché un compromesso non è un compromesso. Se io prendo un compromesso, per dire, di lavoro, qualunque cosa nella vita, no? Io prendo un compromesso che tutte le mattine vado a svolgere a tale ora un lavoro. Vuol dire che io tutte le mattine mi alzo, vado, faccio quell'ora e vado via. Quello è un compromesso. Ora, finché non attiviamo quel compromesso, non lo sarà mai. Perché finché io non dico, ok, una volta alla settimana, due volte alla settimana, che sia all'interno della mia famiglia, che sia fuori da casa mia, che sia con estranei, che sia con persone, io ho il compromesso che devo parlare a qualcuno di Cristo, devo portare la sua parola, devo evangelizzare, devo fare in modo che le persone vengano a conoscenza di Cristo. E fino a che noi non arriviamo a quel compromesso lì, non possiamo finché non attiviamo. E mi colpiva il discorso anche che faceva il fratello Enzo, no? Il discorso della Red Bull, della Coca-Cola, collegato con quello che ha parlato un vescovo al convegno.
molta gente perisce per bevendo acqua contaminata. Se uno beve solo Coca-Cola, pastore, fratello, è destinato prima o dopo a sparire. Arriverà il momento che se non incomincia a bere un po' di acqua e a disintossicarsi. Quindi l'emozione è una cosa che, fratelli, capita a volte che si esce da un convegno e si vuole spaccare il mondo. Poi si arriva dopo una settimana. Io quando ho fatto il secondo del convegno ho avuto le parole che mi hanno colpito, no? E io ho proprio quell'entusiasmo di, e ho detto a me stesso, continuo a pregare e facciamo passare una settimana, 15 giorni, e vediamo se questo è vero o se questa è Red Bull. È quello che ognuno di noi deve fare. È bello essere, avere una spinta perché sentiamo un messaggio, sentiamo qualcosa che viene da Dio sicuramente, però questo deve essere lontano da una semplice emozione, perché noi ci nutriamo della parola, ci nutriamo della preghiera, e quindi questo. Amen. Vi incoraggio di ascoltare il sentire della sorella Abigail de Milano, che ha lasciato una parole molto interessante che si collega con questo. Se potete ascoltare, so che sarete edificato. L'ho inviato in un WhatsApp questa mattina dicendo di leggerlo. E l'apostolo... è interessante quello che le accade in Atti capitolo 9, però già lui era attivato nella sua fede, secondo lui, perché quello che lui faceva, lo faceva per amore a Dio. 100%. Non conosceva ancora la Bibbia giusta. Allora il Signore arriva e dice, ok, facciamo un cambiamento, esce di qua e venite qua. Ah, e è curioso quando questo uomo deve riceverlo e dice, scusami, sarà questo che abita lì? No? Con chi devo? È famularo veramente chi va a fare tutto questo? Forse non lo conosci tu, stavo parlando con Dio. Fratelli, fratello Gerardi, un qualcosa che ti colpisce di tutto? No, mi hanno colpito molto tutti i commenti dei fratelli, anche perché oggi stavo meditando sulla vita di Mosè, quando lui ha visto il rovetto che bruciava. Però il Signore mi ha fatto mostrare al contrario, nel senso che tante volte noi siamo il pruno che brucia, e le persone, quando noi siamo veramente attivati da quella passione, da quel fuoco, automaticamente, naturalmente, le persone fanno quello che ha fatto Mosè, cioè si spostano per andare incontro al rovetto, attratte, come ha detto Mosè, dice, che cos'è questo spettacolo meraviglioso? E questa cosa ha colpito a Mosè, quindi io ho sempre visto questa storia come Mosè che parla a Dio, chiamato e tutto, però capovolgendo la situazione mi rendo conto che una vita appassionata, una vita infuocata veramente per Dio, non c'è bisogno di fare proclami. Naturalmente le persone vengono attratte da noi semplicemente da quel fuoco che brucia in noi senza consumarci, quindi questa cosa mi ha colpito molto. Adesso collegata a tutto questo, credo che sia importante, perché Mosè non sapeva ancora niente, no? Come tutte le persone che magari si avvicinano a noi, ci vedono semplicemente, ci conoscono, facciamo due chiacchiere, magari parliamo in modo diverso, ci esponiamo, vediamo un problema in modo diverso, vedono una luce in noi diversa, ma semplicemente in modo naturale e semplicemente con quella passione che deve bruciare in noi. Come ha detto fratello Bruno, è vero, molte volte ascoltiamo una parola che ci dà quell'entusiasmo che però è limitato. La cosa difficile è mantenere la fiamma, mantenere la passione, perseverare, trovare il modo di alimentarci, prendere quell'acqua viva del Signore, mantenerci svegli, attivi. Quella è la cosa difficile, che veramente il Signore possa aiutarci, aiutare me e la mia famiglia a bere sempre di quest'acqua e lasciare perdere la Coca-Cola. Faccio di Cristo. E vorrei concludere, fratelli, con Prima Timoteo capitolo 4 verso 6, proponendo queste cose ai fratelli. Tu sarai un buon ministro di Gesù Cristo,
nutrito nelle parole della fede e della buona dottrina che hai seguito da vicino. Dio vi benedica grandemente. Se possiamo chiudere con una preghiera santa davanti al Signore per chi sta ascoltando, per chi ascolterà in una data futura, per chi ha curiosità di forse capire delle meraviglie delle cose del Signore. Se forse avete un ministero e state lottando, forse sei un pastore di una chiesa libera e state in dubbio, stanco, avete una parola di incoraggiamento, siamo qui, alleluia, per pregare. E preghiamo, fratelli, nel nome di Gesù. Signore, ti ringraziamo in questa sera, Signore. Signore, in questa sera, Signore, ti ringraziamo per la tua parola, Signore, per la tua guida, per la tua direzione santa e pura, Signore. È una parola fresca, Signore, per noi, Signore, un qualcosa che, anche possa essere, Signore, troppo semplice, Signore, alleluia, ti ringraziamo, Signore. Alleluia. Ti ringraziamo, Signore, ti presentiamo, Signore, a chi ascolta, Signore. Ti presentiamo, Signore, a chi ha curiosità, a chi tu, Signore, sta svegliando, Signore, l'interno, Signore, del suo essere verso di te, Signore, nel santo nome di Gesù. Alleluia, Signore. Fratello Enzo, non so se tu puoi continuare la preghiera. Sento che dobbiamo continuare la preghiera, che questa preghiera sia trasmessa, e sicuramente c'è qualcuno che ha bisogno, in questo momento una parola, alleluia, di aliento. Amen, Signore Gesù Santo. Tu stasera, Signore, hai parlato, Signore, una volta ancora in più, Signore. Stanco, Signore, di andare veramente in emozioni, Signore Gesù Cristo, Signore. Stanco, Signore, di andare veramente, Signore, sotto l'effetto, Signore, inebriante, Signore, di qualcosa di strano, Signore Gesù Cristo, Signore, che veramente, Signore, il nemico ti prende in giro, Signore, veramente ogni giorno, facendo crederti in cose, Signore, veramente, Padre Santo, Signore, che sono sbagliate, Signore, Padre Santo, Signore. Tu togli tutto questo, Signore Gesù Cristo, Signore. Veramente, Signore, noi vogliamo essere, Signore, vivificati nella parola, Signore Gesù Cristo, Signore. Noi vogliamo essere, Signore, veramente, Signore, ristorate, Signore, o la tua acqua, Signore, dove, Signore, chi beve di quell'acqua, Signore, non ha più sete, Signore Gesù Cristo, Signore. Tu, Signore, solo, Signore, puoi dare quell'acqua, Signore, tramite, Signore, la tua parola, Signore Gesù Cristo, Signore. Guarda tu, Signore, Padre Santo, Signore. Arriva tu, Signore, veramente nel momento giusto, Signore, Padre Santo, Signore. Tu, Signore, stai arrivando, Signore, nel momento giusto in molte persone, Signore, che stanno ascoltando, Signore Gesù Cristo. Signore. Tu, Signore Padre Santo, Signore, stai arrivando, Signore, in una situazione, Signore, al limite, Signore, al bordo, Signore Padre Santo, Signore, della morte, Signore Gesù Cristo, Signore. Noi vogliamo, Signore, confidare in te, Signore Gesù Cristo, Signore. Noi vogliamo, Signore, dipendere da te, Signore Padre Santo, Signore. Guarisci tu, Signore Padre Santo, solo tu, Signore, puoi togliere, Signore, questa radice, Signore Padre Santo, Signore, che porta, Signore, alla perdizione, Signore Gesù Cristo, Signore, e tu puoi sostituirla, Signore Padre Santo, con la vita eterna, Signore, secondo, Signore, il tuo, Signore, piano, Signore Gesù Cristo, Signore, nel nome tuo santo, Signore. Amen, Signore. Amen. Alleluia, alleluia, Signore. Amen, Gesù Santo. Ok, finiti?